secondo tempo sempre dal centro sportivo Maracanà, con Peluso che prova subito ad impensierire D'Ambra. Inter Valencia, primo tempo concluso sul punteggio parziale di 1-0, scusate. Buona partita da Gian Domenico Piccolo e Giorgio Lisio. Che secondo tempo ci dobbiamo aspettare, Giorgio? Sicuramente un secondo tempo a tinte arancioni, in quanto il Valencia deve assolutamente segnare per ritornare in partita. Punteggio ancora da under, però sicuramente mi aspetto inoltre tante reti e tante belle giocate. E sta manovrando proprio il Valencia questo primo possesso, un'azione abbastanza complicata che non si risolve in conclusione a rete. Prova ad involarsi Sepe, serve ad Inolfi, ancora ad Inolfi, se la sposta su sinistra, affrontato dal diretto avversario. Peluso prova a suggerire per ad Inolfi, torna dalle parti di Ciccone. Il Valencia in fase difensiva, il numero 9 in questo caso, suggerimento, e può ripartire il Inter in contropiede. La ribattuta di Squillante, ancora di Nolfi, porta sguarnita ed arriva la spazzata difensiva, ci sembra, di Rainone nello specifico. Sepe per Adinolfi, il colpo di testa, para non senza difficoltà Squillante, difesa un po' ballerina quella degli spagnoli nella seconda frazione. Peluso prova a tirare, ribatte su De Sena. Adinolfi ancora, scontro fra gemelli, ha ragione lo spagnolo, rimessa dal fondo con Peluso. Arriva il fischio arbitrale in quanto il possesso è nero-azzurro. De Sena, appena subentrato sul terreno di gioco, batterà questo calcio d'angolo, tiro che non viene raccolto da nessun compagno di squadra. Batte in velocità il Valencia, qui Peluso prova a suggerire per Nappi, un calciatore molto rapido, tecnico e letale nell'esecuzione. Fa buona guardia Rainone, prova ad involarsi, suggerisce per Nappi, si gira bene il tiro e manca di pochissimo il pareggio. Il numero 7 valenziano, l'abbiamo predetto che è molto letale, qui ha mancato di poco il bersaglio grosso. Partita contratta, partita difficile questa odierna. Adinolfi prova a suggerire di destra, arriva il sombrero ai danni di De Sena da parte di Nappi. Nappi che batte anche questa rimessa laterale per Peluso. Rainone suggerisce per Adinolfi, il Valencia tutti in avanti, Nappi il tiro fuori. Giorgio, un Valencia che rischia anche di scoprirsi alla ricerca del pareggio e magari potrebbe approfittarne in contropiede l'Inter, che adesso ha inserito anche Caccavale. Sì Giando, assolutamente la chiave pare essere questa, anche se vedo un Inter abbastanza distranta, forse un po' molla, causa probabilmente anche il freddo che è calato qui al centro sportivo Maracanà. Valencia che ci prova in tutte le maniere, a testa bassa, sì, si scopre forse un po' troppo, però in qualche maniera deve pur far gioco questo Valencia. Il freddo può un po' demotivarti, ma il classico nasconde tante di quelle motivazioni che freddo non potrà scalfire a nessuna temperatura. Intanto torna a manovrare il Valencia con Peluso per Nappi, che prova a lasciare sul posto Ambrosino, il numero 2 dell'Inter, becca tutto al di fuori della palla ed arriva il fischio arbitrale che ci pare giustissimo in questo caso. Sì, beh Giando, nulla da aggiungere su questo fischio, prontamente arrivato, fallo che c'è tutto. Vediamo un po' cosa ne uscirà da questa punizione che calcerà Peluso probabilmente. Peluso, piedino abbastanza pregiato questo del Valencia. Una punizione in seconda. No, in prima. Ed arriva un gol che è praticamente una beffa. Intanto i tifosi esultano. Peluso ha centrato il bersaglio grosso, Inter 1, Valencia 1, ma dove l'ha messa Peluso e soprattutto chi l'ha toccata là a mezzo? Sì, c'è stata una doppia deviazione della barriera, poi il portiere si è visto arrivare questo pallone, probabilmente il pallone ha colpito anche lui prima di depositarsi in fondo al sacco. Io direi pareggio proprio giusto questo per il Valencia, è arrivato in un modo un po' rocambolesco, però è arrivato, adesso partita che scoppierà.
Attenzione, Caccavale, squillante, ottima parata. Ingolosisce l'avversario che prova il tiro di prima intenzione, fa un passo indietro raccogliendo la sfera. Intanto prima sono anche giunte le proteste dell'Inter riguardo una punizione, un calcio piazzato che doveva essere battuto in seconda, ma in realtà ha giocato d'astuzia il Valencia perché il braccio dell'arbitro era basso, quindi la punizione era in prima, poteva essere calciata direttamente a porta. Intanto arriva un fallo cumulativo, Peluso prova a mandare in bambola la difesa avversaria, il tiro da posizione impossibile, termina alto, D'Ambra rovescia per Sepe, la De Sena, Santanello fa buona guardia e la spedisce in rimessa laterale. Notiamo che capitano Marco Di Nolfi si è accomodato fuori dal terreno di gioco provvisoriamente, un po' di turnover per l'Inter, mentre lo stesso succede anche per il Valencia. I capitani si preparano allo sprint finale. Sepe, il tiro di prima intenzione, parata accademica per Squillante. Santaniello, ancora Santaniello, palla al piede, un po' di spazio per manovrare, serve Nappi, affrontato da Lombardi, Rainone. Ancora per Nappi, Sepe, si gira bene, caricato da Nappi, che lo manda fuori giri, Nappi per Rainone, Nappi, il tiro un po' sbilenco, scontro fra numeri 7, Nappi ha messo il piede in fallo, ma la palla è terminata lateralmente a favore del Valencia. Il tiro di Rainone, arriva anche un calcio d'angolo per gli arancioni con Peluso dal punto di battuta di primissima intenzione per Rainone, palla che termina alta, ha posizionato il corpo all'indietro Rainone, che adesso si accomoda in panchina al posto di Ciccone, e la palla è terminata irrimediabilmente alta. De Sena suggerisce per Caccavale, Ciccone prova il break, arriva anche Lombardi a caricare su questa sfera, Caccavale per D'Ambra di prima intenzione per De Sena, il giro palla dell'Inter è abbastanza approssimativo, Ciccone prova ad approfittarne ma perde la sfera, torna a manovrare la squadra nerazzurra con Caccavale, De Sena un po' di spazio, pensa al tiro, lo prova e c'entra, il vantaggio, arriva la segnatura del sorpasso, Inter 2 Valencia 1, che conclusione di De Sena, terrificante. Sì, veramente la dinamite, Lazzaro De Sena ha sprigionato tutta la sua potenza della gamba destra, del piede destro, l'ha caricato nel pallone che si è spento in rete con una violenza inaudita, mai vista, nulla da fare per Squillante, autore per ora di una buona prestazione. Sembra quasi che l'estremo difensore spagnolo ci abbia tolto le mani perché entrava anche lui nella porta, tanto che era caricato questo tiro. Intanto becca un palo a Deo, che di certo non c'ha le piume nei piedi, anche lui una sassata ha provato ma il legno ha detto no. Nappi per Santaniello, prova lo spunto, il tiro, Lombardi, stop di petto, ancora Lombardi, Lombardi palla al piede, prova ad involarsi, a Deo, ruba la sfera, riparte a sua volta il numero 2 spagnolo, tenta il tiro, tiro in scivolata, marchio di fabbrica per Addeo. Intanto torna in campo capitana Di Nolfi, che infastidisce Santaniello, molto più forte fisicamente Di Nolfi, infatti prova a stopparla di petto, in questo caso a buon gioco serve De Sena. De Sena suggerisce per Di Nolfi il tiro di prima intenzione, Ciccone si immola salvando il risultato, mantenendo una singola distanza fra le due formazioni in campo. Calcio d'angolo per i nerazzurri sul punto di battuta Marco Di Nolfi, che è costretto a velocizzare i movimenti a causa del sopraggiungere del limite dei 4 secondi. Contropiede per gli spagnoli con Ciccone che prova a rovesciare in mezzo, ma il cost to cost se lo fa anche il numero 9 dell'Inter, Marco Di Nolfi, e spedisce in calcio d'angolo per gli spagnoli. Getta il cuore oltre l'ostacolo il capitano nerazzurro per difendere e per ottemperare alle sue mancanze offensive nella precedente azione. Qui arriva l'ottimo movimento e l'ottima segnatura degli spagnoli, il 2-2 è firmato dalla premiata ditta Ciccone Nappi. Bellissima azione questa del Valencia, che sta veramente dando spettacolo insieme all'Inter. Bisogna essere onesti, una partita veramente emozionante. In questo secondo tempo le due squadre si stanno affrontando a viso aperto, il risultato è grande calcio, grande spettacolo e squadre in equilibrio.
meno calci, più calci in questa seconda frazione. Pregevole il movimento di Nappi che ha circumnavigato l'intera area di rigore insaccando sul secondo palo questo colpo di testa. Intanto arrivano le proteste dell'Inter con De Sena che ha steso a terra Nappi, ancora dolorante. Arriva un fischio arbitrale per i nerazzurri. Azione abbastanza confusa, servirà un replay. Il tiro di Lombardi assolutamente inutile in quanto la punizione era in seconda. Intanto torna a manovrare l'Inter, l'ottimo break di Addeo, non ha continuità, termina Lombardi a terra. Scontri a ridosso della tre quarti, l'importante è che ci sia sempre tanta sportività e abbracci al termine di ogni azione violenta da parte delle due squadre. Caccavale, De Sena si propone, profondità, scambia ancora con Caccavale, lasciato colpevolmente solo dal diretto marcatore, squillante, si inginocchia in attesa della sentenza e la condanna e tiro fuori. Forse non prontissimo in questa occasione, squillante, però partita decisamente sufficiente la sua. Adinolfi qui, body check terrificante fra i due numeri 7. Ciccone ancora per Nappi. Nappi contro De Sena. Nappi tenta il tiro e arriva il vantaggio degli spagnoli. L'abbraccio a centrocampo del capitano al suo numero 7. Valencia 3, Inter 2. Sorpasso clamoroso direi, perché l'Inter stava tenendo abbastanza bene, forse con qualche amnesia difensiva et offensiva, però direi a questo punto Inter che deve darsi una svegliata il prima possibile. Squadra di Scafur un po' in bambola. Una folgore al ciel sereno questa azione di Nappi che dal nulla ha trovato lo spigolo per il tiro e l'ha piazzato. Addeo prova ad impensierire la difesa avversaria, suggerisce in profondità l'opposizione dei nerazzurri. Ciccone qui, il tiro deviato da Lombardi, se ne produce un calcio d'angolo per un Valencia che è letteralmente on fire in questi momenti di gioco. Sembra determinato a fare suo la posta in palio. Qui Ciccone per Addeo. Adinolfi prova il tiro rimpallato da De Sena. Addeo saggiamente si accontenta della rimessa laterale. Nappi affrontato da Lombardi guadagna palla. Adinolfi, Lombardi prova a ripartire in contropiede, ancora Lombardi qui egoista nell'occasione, non ha suggerito per Caccavale che stava proponendosi sul secondo palo. Lombardi dal punto di battuta di questa rimessa laterale. De Sena ruba palla, Nappi prova ad involarsi, viene steso ed arriva il fischio arbitrale. D'astuzia qui Lombardi ha provato ad ostacolare il numero 7 avversario che sta creando molti grattacapi, ma arriva il fischio arbitrale per questo fallo. Adinolfi carica il destro velletario alto. Sì, Nappi veramente scatenato in questa seconda frazione, si è visto già nelle prime giocate, ma poi in questo gol del 3-2 veramente delizioso, in un fazzoletto è riuscito ad allungarsi il pallone e a trovare l'angolo giusto per battere il buon D'Ambra. Nappi sicuramente pericolo numero uno per la retroguardia nerazzurra. Tanto un po' di confusione sulla panchina valenziana, c'è stato un eccesso di altruismo di Ciccone, ma i calciatori in panchina si sono rifiutati di scendere in campo. Addeo prova il tiro di prima intenzione rimpallato da Lombardi. De Sena prova una Veronica ai danni del diretto avversario. Adinolfi si gira con molta meno tecnica, molta più efficace e pragmatismo, guadagna una rimessa laterale, si incarica della battuta. Qui Caccavale si addormenta, De Sena lotta indomito contro un Adinolfi, Adinolfi contro Adinolfi, Adinolfi contro tutti. Il numero 4 del Valencia, capitano nonché centrale difensivo, chiama anche il time out, autentico leader in campo e fuori a quanto pare di questa compagine che tuttora si trova in vantaggio. La formazione di Mister Cioffi, cioè qualche discussione, qualche conciliabolo, si spera chiarificatore, mentre dall'altra parte vediamo Ambrosino e Scafuro in prima linea con capitan Marco Adinolfi che al momento ancora deve proferire parole in questo time out. Ci avviciniamo ai minuti finali, final countdown di questo incontro, fermo sul 3-2 a favore degli spagnoli. Che finale di gara dobbiamo aspettarci, Giorgio?
Giando, un finale di gara abbastanza contratto in quanto le due squadre ora devono badare al sodo, il Valencia a gestire questo vantaggio direi preziosissimo in quanto non sono mai stato in vantaggio in questa partita, mentre l'Inter deve rimboccarsi un po' le maniche e gestire bene le proprie risorse in quanto ha bisogno di portarsi a casa questa vittoria perché i tre punti sono troppo importanti. Pesa come un macigno l'errore dal dischetto proprio di Adinolfi per l'Inter. Inter che non è riuscita tuttora a segnare su azione ai valenziani. No, ci scusiamo, era De Sena che ha segnato su azione per gli interisti, però il peso specifico dell'errore dal dischetto è altissimo. Valencia che torna a manovrare, qui un pallone abbastanza scalciato da parte di Adinolfi, scontro fra i due Adinolfi con il capitano interista che prova a trovare lo spazio, Lombardi ancora il tiro di sinistro squillante, anche in questo caso ci è apparso troppo serafico e la palla termina in rimessa dal fondo. Qui arriva un fallo di Lombardi, Santaniello è stato molto astuto a beccarsi questo calcione. Ancora Santaniello in profondità per Addeo, troppo lunga. Addeo è sicuramente un calciatore dal forte atletismo, ma qui era davvero complicato a meno che non si aveva un mezzo di locomozione per prendere questa palla. De Sena allarga per Caccavale, non si capiscono il numero 7 e il numero 11 in nerazzurro. Rimessa laterale per il Valencia con De Sena che si oppone efficacemente a Nappi. Scivola la sfera fra i piedi di Lombardi. Prova a lanciare in profondità per Caccavale, il cui colpo di testa termina nel nulla. Marco Adinolfi non aveva seguito l'azione. Errore madornale anche in questo caso. Qui De Sena si allarga molto bene in area. Si livra come una ballerina. Il corner del Valencia non si concretizza, l'Inter, ancora Inter, Caccavale prova il tiro, Adinolfi ribatte efficacemente e c'è anche un calcio di punizione a favore dell'Inter, lo scontro fra Lombardi e Nappi, scontro a chi la sa più lunga in termini di esperienza e di malizia calcistica, stavolta lo vince Lombardi che guadagna un calcio piazzato, appannaggio di De Sena questo tiro, il numero 7 già in precedenza ha fatto male a Squillante, due uomini in opposizione in barriera, il destro di De Sena stavolta termina alto, sbilenco e non produce pericoli a Squillante. Sì, una punizione decisamente da dimenticare, deve voltare un po' pagina Lazzaro che dopo la rete si è un po' adagiato sugli allori, deve un po' portarsi la squadra sulle spalle e cercare questo pareggio. Appare leggermente svagato il numero 7 interista mentre qui stava per fare la frittata proprio De Sena con Nappi che è sempre una spina nel fianco per la difesa nerazzurra. D'Ambra toglie le castagne dal fuoco, Lombardi suggerisce in profondità per Caccavale, arriva il gol di Marco Adinolfi, quasi un ruggito da tigre, ma la tigre è Giovanni Alfieri. Inter 3 Valencia 3. È arrivata la zampata di Adinolfi dopo la sporcata del fratello, dovevamo trovare forse un nomignolo anche per lui. Ecco qua la zampata di Adinolfi, di giustezza, molto lesto in area di rigore, è riuscito a piazzare questa rete, adesso lotta su ogni pallone, contropiede Inter, riparte con Lombardi che si incarta, palla al piede. Intanto la gara si è riaccesa improvvisamente grazie a questa conclusione, a questo gol di Adinolfi, un'autentica zampata su una conclusione, su una palla vagante a seguito della conclusione di Caccavale. Ancora Caccavale prova il destro che termina in fallo di fondo, sembra aver un po' accusato il colpo la squadra valenziana mentre l'Inter sembra averne di più in questi istanti e proprio Marco Adinolfi abbandona provvisoriamente il terreno di gioco. Adinolfi, Giando, veniva da tre gol, tripletta per lui nel pareggio col Porto per 3-3, doveva per forza andare in rete questa partita, sembrava un po' relegato al lavoro sporco, ovvero quello della sponda, però con quest'attimo di follia e genialità è riuscito a buttarla dentro e a regalare questo punto provvisorio alla sua squadra.
La coppia Sepe e Scafuri intanto in panchina gestiscono sapientemente i cambi, con Marco Di Nolfi che ancora rimugina perché voleva farne un altro, voleva piazzare un'altra zampata. Intanto Lombardi ce l'ha col sinistro e mangia letteralmente un gol, il numero 11 Caccavale, un cioccolatino quello servito da Lombardi, ma non concretizza il numero 11 nerazzurro. Ancora Lombardi, lascia sul posto il diretto marcatore, Lombardi ce l'ha sul sinistro, prova a liberare il tiro, manda fuori giri Renone sugli scudi invece. Suggerimento ottimo ancora per Caccavale, ma non si concretizza l'azione, stavolta è squillante ad opporsi Caccavale dalla battuta da calcio d'angolo. Sepe prova a colpirla di gluteo, palla squillante, scontro fra Peluso e Lombardi, un calcione, Peluso prova ad involarsi in contropiede, la piazza di punta, tipico colpo da calcetto, la palla termina fra le gambe di D'Ambra, ma arriva la parata tuttavia di D'Ambra. Qui un altro calcione a centrocampo e inauguriamo la serie dei tiri liberi col Valencia in questa ripresa. Sì, equilibrio anche in questo, nella prima frazione ci è andata l'Inter, adesso il Valencia, ma Giando, devo essere sincero, in questi ultimi minuti non ho mai visto una partita così grintosa, così emozionante, veramente una partita eccezionale questa. Peluso contro D'Ambra, Peluso il tiro e arriva il nuovo vantaggio spagnolo con Capitana Di Nolfi che corre ad abbracciare il suo numero 10. Valencia 4, Inter 3, D'Ambra ha potuto pochissimo, non ha potuto anzi nulla su questa conclusione terrificante di Peluso che arriva anche lui al referto. Aveva indovinato l'angolo, però forse il tiro era troppo forte per lui, le sue mani non sono bastate per fermare la traiettoria calciata dal numero 10 Peluso. Vantaggio adesso del Valencia a pochi minuti dal finale, vediamo un po' l'Inter cosa riuscirà a combinare. Tanto qui Santaniello costretto ad allontanare alla bene meglio la sfera. Inter che torna a manovrare sotto di una rete, Sepe, suggerimento in profondità a Deo, si complica la vita toccando la sfera, deve mantenerla in campo per evitare la rimessa laterale per gli avversari. A Di Nolfi, Marco Di Nolfi rientrato sul terreno di gioco, Rainone prova a rubargli la sfera ma termina in rimessa laterale la palla. Sepe scodella la palla, non può nulla a Di Nolfi, squillante, serve Peluso, Peluso contro Lombardi, solito scontro maschio, Lombardi contro Peluso, Lombardi ce l'ha sul sinistro, prontamente chiuso da Peluso. A Di Nolfi, affrontato da Renone, lo lascia sul posto, arriva il raddoppio, l'ottima diagonale di Santaniello che spazza in rimessa laterale, Lombardi il tiro e questo è un gol pregevolissimo, ma c'è anche un infortunio di Squillante, parliamone chiaro. Sì, Squillante qui non era sul pezzo, doveva forse seguire di più l'azione, a un certo punto si è perso, non ci ha provato nemmeno, pallone che gli passa tra le gambe, tutto esecuzione rapidissima del numero 5 dell'Inter, bravo a trovare la rete del pareggio. Un vecchio adagio recita che la partita perfetta è quella che termina 0-0, quindi ogni gol si sviluppa grazie, anzi a causa di un errore difensivo, come in questo caso il collettivo nerazzurro spreca un autentico match point. Caccavale avrà la pancia piena a fine gara. Sì, Giando, devo essere un po' duro con Caccavale, è stato il peggiore dei suoi, in molte occasioni non ha accompagnato la manovra, in altre ha sprecato quello che di buono hanno fatto i suoi compagni. Voto sicuramente al di sotto della sufficienza, speriamo mi smentisca in questi minuti finali, vediamo un po' cosa dice il campo. Top player nerazzurro sicuramente Lombardi, che fa il buono e il cattivo tempo con una tignosa fase difensiva e una letale proiezione offensiva. Qui arriva la rimessa dal fondo per i nerazzurri, punteggio di parità sul 4-4 con Adinolfi affrontato dal capitano avversario Rainone, prova a mettere ordine, serve a Deo in profondità, qui vola a Deo ma aveva bisogno di uno scalino in più su questa scala verso la gloria. La palla termina in un fallo di fondo con Sepe, prova a suggerire per Adinolfi, il capitano avversario fa buona guardia, qui Lombardi, ancora Lombardi, prova a seminare un paio di avversari, alza la palla
Marco Dinolfi. C'era sembrato un tocco sulla rete superiore del campo, ma invece l'arbitro non ha ravvisato rimessa laterale. C'è molta confusione in campo, Lombardi prova a mettere ordine. Rimessa laterale per gli spagnoli, intanto è subentrato sul terreno di gioco Ciccone, che aumenta il peso offensivo della squadra spagnola. Cioffi spedisce in campo anche Nappi al posto di Peluso, che ha lasciato provvisoriamente il campo. Ed arriva qui il gol di Ciccone, l'esultanza di Adinolfi, e il Valencia passa in vantaggio. Valencia 5, Inter 4. Profetici l'ingresso di Ciccone, segnato inevitabilmente questi ultimi minuti di gara. Sì, il cambio è stato azzeccato al momento giusto, nel posto giusto, direi. Arrivato a questo punto Ciccone ha segnato, ma Adinolfi festeggia come se il gol fosse suo. Vantaggio Valencia, vediamo un po' adesso come si comporterà l'Inter. Ha sprombattuto, deve cercare la segnatura. È un match sentitissimo, showtime stasera al Centro Sportivo Maracanà. D'Ambra per Lombardi, affrontato da Ciccone, prova a lasciarlo sul posto, allunga le braccia Ciccone, spintona l'avversario, guadagna un calcio piazzato Lombardi. Arriva il tiro velleitario, questo del numero 5. Intanto Marco Adinolfi a gran voce chiama i suoi compagni. Lombardi, ancora Lombardi, viene affrontato da Nappi. Fa finta di non sentire il fischio arbitrale, il numero 7 del Valencia. Arriva il calcio piazzato per l'Inter, a ridosso del limite dell'area di rigore. Questo calcio piazzato, Sepe e Lombardi, un destro e sinistro sul punto di battuta. Adesso si appropria in qua Adinolfi sul punto di battuta, palla Lombardi. Suggerimento di prima conclusione per Adinolfi, e capitan Matteo Adinolfi esulta in faccia all'avversario come se avesse segnato un altro gol. In realtà la palla è terminata alta. Corner ancora per Marco Adinolfi e la sua compagine per l'Inter. Lombardi becca un calcione, qui arrivano le proteste di un po' tutti. Squillante prova a far ripartire l'azione, ma arriva il calcio d'angolo, l'ennesimo calcio d'angolo per l'Inter, mentre siamo veramente agli sgoccioli di questa partita. Aspettiamo il recupero. Mucchio selvaggio al centro dell'area, Lombardi getta un pallone in mezzo, qui potrebbe partire in contropiede la compagine spagnola. Ed arriva il fischio finale con il Valencia che pareggia la serie. Ottavo atto, siamo giunti 4-4 e Matteo Adinolfi mostra una maglietta. Chi ama non dimentica, 6 aprile 2014, campioni d'Europa, il Valencia dimostra di essere ancora la squadra sul tetto continentale. Punteggio finale Valencia 5, Inter 4. Che gara, showtime stasera. Assolutamente sì, Giando, forse una delle gare più belle che abbiamo commentato in questa edizione del Trofeo Jack. Una partita agguerrita, una partita spettacolare, piena, ricca di spunti e di grandi occasioni da ambo le parti, ma anche caratterizzata da occasioni sprecate, da belle giocate, azioni corali maestose. Forse l'Inter ha qualcosa da recriminare in più di un'occasione, forse i tiri liberi del primo tempo e le occasioni mangiate da Caccavale nel secondo avrebbero potuto regalare una gioia in più a quest'Inter che, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di avere una buona coesione di squadra, un buon gioco, buoni presupposti per creare una squadra competitiva in futuro. Presidente Scafuro sicuramente la persona ad hoc per poter gestire la situazione. Due parole per il Valencia, il gemello capitano di questo Valencia. Questa partita veramente ha dimostrato grande, grande carisma, grande voglia di vincere. Forse il premio partita, secondo me, va a lui. Termina il calcio giocato del momento delle parole, di tutto ciò che concerne le disamine dell'incontro. E andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti di questa gara. Io non vedo l'ora di sentire i due capitani.
Siamo qui con il capitano del Valencia, nonché man of the match, a quanto pare Matteo Adinolfi, veramente ha vinto l'incontro, ha sbancato tutto e tutti. Punteggio finale 5-4, il Valencia ha trionfato contro l'Inter nel classico del trofeo. Jack, una dichiarazione, le tue impressioni dal campo di questa partita sentitissima, partita durissima, abbiamo visto dagli spalti. Davvero, è stata davvero una bella partita, difficile per entrambe le squadre hanno dato il cuore, davvero si è visto lo spettacolo del trofeo Jack in questo classico, l'ottavo classico. Per me è stata una soddisfazione importante vincerlo, rivincerlo ancora dopo la vittoria in Champions League dell'anno scorso in semifinale. Abbiamo rivinto non con poche sofferenze, ringrazio un po' tutta la mia squadra, soprattutto chi non mi ha abbandonato come Domenico Ciccone, che ci ha messo ancora una volta la faccia e me l'ha portato a vincere. C'è ancora l'adrenalina nelle vene, ma questa gara poteva finire con un punteggio diverso, magari Valencia poteva dilagare a un certo punto, oppure va bene così, l'importante è portare 3 punti a casa? No, è stata una partita ostica dall'inizio alla fine, l'hanno deciso poi gli episodi, qualche tiro libero, un paio di punizioni. Ci abbiamo messo tutto il cuore, tutto quello che avevamo. Quest'anno è stato un anno di transizione, dopo la vittoria in Champions non abbiamo dato il massimo, però comunque l'obiettivo stagionale era quello di arrivare almeno ai playoff e di battere l'Inter. Spero, la prima cosa è stata fatta, speriamo di arrivare poi a giocarci i playoff, arrivare nella competizione che ci spetta. Il capitano non ha la maglietta arancione del Valencia addosso, ma c'è una maglietta che ha un significato. Puoi chiarirci a chi è riferita questa maglietta? Cosa vuol dire, insomma? Sì, questa è una maglietta celebrativa che fin qui ancora non avevo celebrato, diciamo, la nostra vittoria dell'anno scorso in Champions League. C'è stato lo striscione, salutate i campioni d'Europa. E questa maglietta è per tutti quelli che mi hanno abbandonato quest'anno. Io comunque non li dimentico, ringrazio di aver fatto parte del Valencia, di averci portato sul tetto d'Europa. Quest'oggi ce n'erano 3 o 4 che erano avversari, tipo il Bruco, Domenico Scafuro, Alberto Sepe, Guido Sepe. Però ringrazio anche loro, questa vittoria la dedico anche a loro. Il messaggio finale è che ci si diverte col Valencia. Un messaggio finale è che il Valencia punterà al tetto che merita. Non per niente siamo i campioni in carica. Abbiamo con noi il capitano e il presidente dell'Inter questa sera, usciti sconfitti dal classico. La parola subito al capitano interista. Adinolfi, una partita che vi ha visti in larghi tratti dominare il gioco, però risultato che non arriva. Credo che abbiamo dominato quasi tutto il primo tempo, il secondo tempo siamo calati un poco, però eravamo un po' in affanno, abbiamo fatto qualche cambio, il primo tempo abbiamo giocato benissimo, il secondo tempo un po' meno, abbiamo sbagliato 2 tiri liberi, forse ci potevano portare sul 3-0, potevamo chiudere direttamente al primo tempo, poi non l'abbiamo fatto, loro sono andati in vantaggio. Poi gli episodi hanno deciso che doveva vincere ancora una volta lui, però sta di fatto che il primo gol del classico del Maracanã l'ho fatto io e lui è rimasto così. Spero che almeno Isidoro abbia inquadrato la maglietta nel gol. Poi te l'ho detto, sono gli episodi, queste partite pure l'anno scorso è stato deciso da un episodio, quest'anno un altro episodio, siamo stati più sfortunati, ma secondo me abbiamo meritato. Episodi che però ci sono stati anche dalla vostra parte, in quanto le occasioni sono state più di una, però non sfruttate. Sì, parecchie, te l'ho detto, tiri liberi il primo tempo, parecchie occasioni sotto porta non tiriamo, portiamo troppo palla. Mi sono anche un po'... Ma come mai non sono queste occasioni non sono state sfruttate, non sono state convertite in gol? Forse siamo poco rodati, giochiamo poco insieme, siamo quasi sempre una squadra diversa, stiamo ancora rodando per l'Europa League piano piano, poi non veniamo mai tutti quanti, ci sta Vincenzo con Ippo che forse con lui la partita avrebbe detto un'altra cosa proprio, però non recriminiamo nulla, è stata una bella partita, siamo contenti così lo stesso. Ringrazio comunque, nonostante tutto, il presidente che ci ha messo la faccia, il mio amico Giovanni Alfieri e il mister Alberto Sepe che ci hanno sempre appoggiato. Speriamo di regalargli qualche trionfo almeno in Europa League. Grazie, passiamo quindi la parola al presidente. Presidente, questo suo primo... Ringraziamo nel frattempo Adinolfi che si va a lavare. Questo suo primo classico al Maracanã, quali sono i suoi pensieri a caldo? Diciamo, non sto qui a ripetere le stesse parole che ha detto Marco. A tratti l'abbiamo meritata, poi come al solito noi sprechiamo tanto, forse perché come diceva lui
è la squadra che non ruota bene. Abbiamo un finalizzatore che stasera stava un po' giù con la febbre, ha giocato lo stesso. Comunque penso che Matteo Di Nolfi stasera ha vinto anche se non ha meritato. È la verità. Sono le immagini che parlano. Non ha meritato proprio, non ha meritato affatto. Quindi c'è un po' di amarezza anche per queste. È come se c'è un poco di amarezza. I ragazzi hanno giocato bene, sono orgoglioso di loro e spero che quest'Inter, se non sarà per quest'anno, l'anno prossimo la rosa sarà ancora più forte. Work in progress. Una sconfitta quindi che non ha intaccato il suo entusiasmo nella guida di questa formazione? Ma assolutamente no. Io, come ho detto all'inizio, quando ho lasciato il Borussia, io ho sposato questa causa e la porterò avanti fin quando l'Inter diventerà l'Inter di una volta, quella del triplete.